Ieri durante la bagarre alla Camera, durante la votazione per la fiducia a Giuseppe Conte, il deputato Donzelli del Fratelli d'Italia viene espulso dalla Camera e lui dice ingiustamente, poi dice: "Ma onestà per il PD è un'offesa". Lui racconta che mentre eravamo in aula, il presidente di turno, Ettore Rosato, mi ha espulso in modo irrispettoso del regolamento della Camera. In un video su Facebook spiega che in base all'articolo 60 del regolamento parlamentare, un deputato parlamentare prima di essere espulso dalla Camera deve essere richiamato per 2 volte, a meno che non stia ledendo l'onorabilità di altri deputati. Quindi lui non è stato richiamato 2 volte, ma è stato espulso direttamente, come in una partita di calcio, direttamente espulso col cartellino rosso. Ma lui che cosa stava facendo? Stava gridando a squarciagola: "Onestà, onestà". E lui dice: "Io capisco che per il PD sia un'offesa l'onestà, probabilmente, forse anche per il Movimento 5 Stelle, che per una vita gridava onestà, onestà in aula", ironizza Donzelli, convinto che i due partiti che sostengono la nuova maggioranza stiano provando a forzare la democrazia e le regole per giustificare un governo insostenibile e inaccettabile. E poi aggiunge: "Se Rosato si è sentito gravemente leso dalla parola onestà, io capisco, ma lo deve giustificare davanti agli italiani che la parola onestà è un'offesa per lui e per il PD. Se così non fosse, allora l'espulsione, secondo Donzelli, deve ritenersi gravemente irrispettosa perché non ci so, non, il regolamento del Parlamento non dice così, non può essere espulso. Ci provano a tappare la bocca, ma non ci riescono", aggiunge il deputato di Fratelli d'Italia. "Gli italiani possono non farli votare, possono non ascoltarli in piazza, ma non ci siamo e ci batteremo sino in fondo contro questa vergogna, questo schifo. Non fanno paura né a me né a Fratelli d'Italia, ma probabilmente, io credo che sia stato espulso non perché non stavano provando chissà quale forzatura della democrazia, non perché abbiano paura della parola onestà, ma credo perché semplicemente stava gridando come un pazzo, onestà, onestà, e non lasciava parlare gli altri deputati che avevano la parola. Quindi ognuno cerca di tirare acqua al suo mulino, ma anche questa qui mi sembra abbastanza di parte. Faceva una figura migliore a dire: "Beh sì, gridavo come un pazzo, non lasciavo parlare gli altri, sono stato un po' maleducato". Sì, lui non poteva essere espulso, ho capito, non potevi essere espulso, però se gridi come un pazzo, ti ha espulso. Poi se non potevi essere espulso, perché sei uscito dall'aula? Dovevi, al posto che continuare a gridare onestà, onestà, dovevi gridare: "Non posso essere espulso, non posso essere articolo 60", dovevi cambiare, al posto di onestà, articolo 60, articolo 60. Se non ti poteva espellere, tu non dovevi uscire. Dovevi farti portare fuori di peso. Voglio vedere come ti portavano fuori di peso. Quindi, prossima volta, pensaci. Grida ancora, la prossima volta. Però, dici: "Ma no, tu, secondo l'articolo 60, non mi puoi espellere". O no?